Corpus Domini, l'impronta di Dio. Ma la processione del Corpus Domini si sarebbe messa insieme, se il tempo l'avrebbe permesso, con il corteo storico, che è una cosa particolarissima. Di cosa si è tratta? È molto particolare, è funzionale a ricreare un ambiente tipicamente medievale, che era poi l'ambiente in cui si è verificato il miracolo. Siamo nel 1263, quindi ecco, diciamo che è proprio un ritornare a questa medievalità, che è un po' l'ambientazione, i profumi, i colori. E quante persone, quanti figuranti prende? 400. Quindi, 400. Sì. Quindi c'è anche una preparazione molto lunga che impegna tutto l'anno. Impegna tutto l'anno, poi c'è una accortezza particolare per i costumi, che sono fatti con tessuti pregiatissimi. Infatti oggi la pioggia non ha permesso questo, proprio perché si sarebbero rovinati gli stessi costumi, no? Quindi ecco, cioè, però ecco, diciamo che è tutto il contorno che il corteo storico crea proprio.